Allora, buon pomeriggio. È un gran piacere essere nuovamente qui con tutti quanti voi. Peraltro siamo molti di più rispetto all'ultima volta e la cosa mi fa piacere perché significa che insomma c'è stato un po' di passaparola e quindi ci sono dei nuovi docenti che ci fanno compagnia e soprattutto ai quali spero di dare una mano in maniera volontaria per affrontare al meglio quello che sarà. Quelli che saranno i prossimi test, le prossime selezioni per entrare nel mondo della scuola. Ricordiamo un pochettino quello che sta capitando in queste ultime settimane in giro per l'Italia. Ricordiamo che ci sono le procedure ITFA che sono ancora in corso, in alcuni casi in corso. C'è il concorso straordinario che si sta tenendo. Sempre in questi giorni e poi ci sarà il concorso ordinario. Naturalmente è un grande punto interrogativo per il prosieguo di queste procedure selettive, soprattutto l'ordinario che non era stato neanche calendarizzato a oggi, non si sa che fine farà. Ci auguriamo che naturalmente possa svolgersi tutto, tutti i concorsi possano svolgersi tranquillamente senza problemi. Ok? Nel frattempo, come potete vedere, sono apparse le slide che proprio parlano di questo concorso ordinario che per l'appunto speriamo possa tenersi, ma speriamo si possa tenere però in una situazione naturalmente di sicurezza. Allora, come al solito, diamo alcune informazioni base su questa nostra lezione, su questo nostro pomeriggio didattico. Allora, innanzitutto ci tengo a dire che noi un pezzettino poco di strada l'avevamo fatto qualche giorno fa. E allora, tanto per rendermi conto e per parametrare un pochettino meglio quello che vi dirò da qui a qualche secondo, direi che sia il caso di capire chi c'è e chi non c'è oggi insieme a noi. E pertanto la domanda che vi faccio subito è questa: chi ha partecipato allo scorso webinar? Così mi rendo un pochettino conto. Scrivete, cliccate naturalmente lì nel sondaggio. Forse sì, non me lo ricordo. Allora, forse mancano gli ultimi, rispondiamo. Grazie. Rispondiamo. Comunque, mi sembra piuttosto chiaro che diciamo c'è un continuate a rispondere, dai, mancano le ultime 20 persone. Rispondete, cliccate direttamente lì nello spazio. Nel frattempo che voi rispondete, io cerco di darvi qualche informazione perché vedo che state chiedendo un pochettino tutto, anche se a dire il vero il nostro staff della Wow University sta già rispondendo a voi direttamente in chat. Saluto in particolare Michael che è colui che vi sta rispondendo, è una persona veramente preziosa, mettiamola così. Tutto quello che di tecnico vedete questo pomeriggio lo gestisce lui e vi assicuro che non è semplice sino all'ultimo
abbiamo fatto sondaggi, cambiato slide, insomma, quindi grazie Michael che vi sta rispondendo e vi sta dicendo che tutte le nostre lezioni, ricordiamoci che questo è una 3 giorni di webinar, l'abbiamo fatto il primo giorno il 27 ottobre, poi c'è questo appuntamento e il prossimo appuntamento sarà la settimana prossima, quindi insomma sono tre appuntamenti e troverete tutto quanto sulla pagina YouTube della Wow University, quindi andate su YouTube tranquillamente, potete cliccare e vedervi tutte le lezioni, anche la precedente lezione che è importante. Allora, visto che siamo sostanzialmente in molti nuovi, vedo che insomma siete più alla metà, sono persone nuove che non hanno assistito alla prima lezione, allora io farei un piccolissimo riepilogo di quello che ci siamo detti la volta precedente, anche per far capire un po' quello che è il nostro assolutamente metodo, ok? Io direi di terminiamo la votazione, eccoci qua, quindi sostanzialmente avete votato quasi tutti, vado per accelerare, un terzo permane, i 2/3 sono nuovi, mi fa piacere perché l'altra volta eravamo proprio in 30-40 e il fatto che siamo nuovamente tutti quanti qui mi fa piacere perché significa che è stata apprezzata la prima lezione. Allora, vi faccio un piccolo riassunto. Innanzitutto, questa 3 giorni si sviluppa in questo modo. La Wow University, insieme a noi dello studio legale Leone Fell, ha pensato di mettere in gioco la propria... il proprio background, perché la Wow University è una società leader nella preparazione ai concorsi pubblici, ai test in particolare, a risposta multipla, ha pensato di mettere a disposizione la propria esperienza a disposizione di tutte le persone che si stanno approcciando con appunto i concorsi scuola. Wow ha il suo metodo, che è un metodo incentrato appunto alla risoluzione soprattutto dei test a risposta multipla e se andate proprio sulla pagina di Wow troverete tutta una serie di webinar divisi per materie che con un taglio molto preciso, molto pratico, molto schematico, niente fuffa, vi consentono di avere uno strumento in più per affrontare con intelligenza e ulteriore potenzialità le prove che dovrete affrontare nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Noi avevamo preparato questi 3 giorni di webinar avendo in mente il fatto che comunque c'è il concorso ordinario e il concorso straordinario. In particolare avevamo avevamo ragionato sul concorso ordinario, infatti questa slide testimonia proprio questo, cioè le fasi del concorso ordinario, però non vi preoccupate, anche qualora voi non doveste fare il concorso ordinario, ma state partecipando al concorso straordinario o avete fatto in precedenza il TFA, vedrete questa oretta che passeremo insieme e più in generale questi cicli di webinar, che ricordo sono peraltro gratuiti, cioè veramente potete tranquillamente partecipare in diretta oppure vedere il podcast sulla pagina YouTube in maniera totalmente gratuita, vedrete che questi appuntamenti sono molto 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 importanti e interessanti. Allora, partendo per esempio dal concorso ordinario, vediamo che le fasi sono tre, sono la fase preselettiva, poi ci sono le 2 prove scritte e infine la fase orale. E in particolare, per ciò che attiene alla prova preselettiva di quello che sarà il concorso ordinario,
il concorso ordinario. Scusate, ma ogni tanto leggo in chat, anche io non vedo e non sento niente, e mi, come dire, e mi preoccupo. Quindi spero mi sentite tutti, o ci sono dei problemi. Ok, ora sì. Scusatemi, ma io vedo e sento, ok, ricaricate la pagina. Scusate, ma ogni tanto, come è normale che sia, ci sono dei piccoli down di rete, e quindi c'è questo problema. Comunque, basta poi riaggiornare la pagina e ricomincia tutto quanto. Ok, grazie. Allora, vi dicevo, per quello che riguarda, per esempio, il concorso ordinario, però ricordiamoci, questa è la struttura, poi il succo, cioè la didattica è uguale per tutti. La struttura del test è così fatta, cioè ci saranno ben 10 domande di normativa scolastica su 60, dovrebbero essere 60 domande in generale. E in particolare ci sarà la logica, che è una bestia nera per chi non si è esercitato mai in questi questionari di logica, poi ci sarà la comprensione del testo, naturalmente, e infine ci sarà la prova di inglese B2. Ricordiamoci che, almeno da quello che sappiamo sino a oggi, una risposta giusta corrisponde a un punto, e zero corrisponde la risposta non data o sbagliata. Se così stanno le cose, è chiaro che conviene sempre buttarsi, perché non essendoci un punteggio negativo per le risposte eventualmente sbagliate, sempre ammesso che ciò corrisponda al vero, perché il concorso non è iniziato, ci devono essere i calendari, e non è detto che nella fase preselettiva non possa essere modificata qualche giorno prima del suo inizio, però appunto conviene, come dire, lanciarsi e buttarsi. Allora, detto questo, quanti tra di voi conoscono la normativa scolastica? Miriam dice: scusate, ma si tiene la preselettiva? Probabilmente si terrà la preselettiva, Miriam, perché, questo lo dico a te, ma lo dico a tutti, quando ci sono tanti candidati, la legge prevede che l'amministrazione possa fare delle prove preselettive per scremare la platea che avrà accesso vero e proprio alle due prove scritte e alla prova orale. Ok? Quindi al 99,9% periodico la prova preselettiva ci sarà. Oramai purtroppo sono rare le procedure che non hanno prove preselettive. Ok? Quindi c'è poco da fare. Questo te lo dico anche per esperienza, perché probabilmente molti tra di voi conosceranno me, conosceranno il nostro studio, lo studio legale Leone Pelle, proprio perché siamo iper specializzati nelle illegittimità, nelle violazioni, nelle irregolarità che ci sono durante i concorsi pubblici, in particolare proprio i concorsi scolastici, i concorsi universitari, i concorsi nella pubblica amministrazione in generale. Quindi ti assicuro che la preselettiva, ai noi, sarà uno dei passaggi principali del vostro concorso, anche perché, guardate, questo lo dico in generale, una cosa è rispondere a dei questionari a risposta aperta, altra cosa è invece rispondere a dei questionari a risposta multipla. Lì ci sono tanti fattori che entrano in gioco, ed è per questo che vi consiglio vivamente di seguirvi tutti i webinar di WOW, perché WOW vi consente di non solo apprendere didatticamente, come state facendo con me in questo frangente sulla normativa scolastica, ma diciamo, vi offre anche degli spunti tecnici per risolvere i quesiti a risposta multipla che prescindono da quello che sapete. Cioè, ci sono delle domande, lo ripeto anche oggi, ma già l'avevo anticipato la scorsa settimana, vi sono delle domande alle quali è possibile rispondere pur non conoscendo nel merito la risposta giusta, perché vi sono degli elementi proprio all'interno delle frasi, di come è costruito un quesito, di come sono disposte le varie opzioni di risposta, che
in maniera inequivocabile vi indicano qual è la risposta giusta. Vi faccio per esempio un esempio banale. Sono di certo sbagliate tutte quelle domande che sono assolutamente assertive, certe, cioè tutte quelle risposte che sono assolutamente assertive, certe, e che magari non sono delle risposte attinenti alla normativa, dove le cose sono oggettive, ma magari attengono a materie dove, diciamo, all'oggettività della legge vi possono essere delle sfumature. Per esempio, domande di psicologia, pedagogia, eccetera, che vi danno delle risposte univoche, imperative, eccetera, sono delle opzioni di risposta da attenzionare con cura, perché quasi sicuramente sono delle risposte sbagliate. Questa è una delle tante tecniche per risolvere. Naturalmente non è la sola, naturalmente non è perfetta, però queste, insieme a tutte le altre tecniche che WOW vi dà gratuitamente, vedrete, vi farà superare di slancio la prova preselettiva. Detto questo, andiamo avanti. Quanti tra di voi abbiamo detto... Quanti tra di voi conoscono la normativa scolastica? C'è Annalita che ci dice ho studiato, è da un mese che studio, Laura ci dice che sta studiando ma sbaglia le simulazioni. Aspetta un attimo, c'è Paola che mi dice: mi dite perché da 20 minuti carica e non vedo niente. Non lo so, perché credo che tutti comunque ci riescano a vedere. Detto questo, chi è che conosce la normativa scolastica? Quali sono i programmi previsti in normativa scolastica e voi dovete conoscere per affrontare il test? Quasi per niente. Naturalmente chi ha vinto il DSGA giustamente ha già studiato, la 107 è corposa, Miriam lo so, ok. Ora arriviamo anche alla 107. Va bene. Insomma, non tantissimi di voi. Allora, vi dico cosa facciamo oggi, in questa oretta che passeremo insieme. Innanzitutto inizieremo a vedere qualche cosa della normativa scolastica. Cercherò di farvi una carrellata su due cose importanti di normativa scolastica, che sono la Costituzione, i principi costituzionali e la 107 del 2015, però la promessa che vi faccio immediatamente è che non vi, scusando il termine, appallerò leggendo slide su slide, perché lo trovo sostanzialmente inutile. Andremo alle cose principali, poi vi darò le slide, ve li manderemo, in modo tale che voi possiate studiare secondo gli schemi che ho predisposto io, perché la 107 ho cercato di schematizzarla per commi, e poi magari durante la terza lezione che faremo parleremo anche di per esempio riforma Gelmini, autonomia scolastica con la riforma Bassanini, che poi parte tutto quanto da lì, e poi magari cercheremo di sondare quanto della 107 avete appreso, avete studiato durante questa settimana, ok? Quindi non vi preoccupate, so benissimo, Simona, che le leggi sono lunghissime, però non vi preoccupate, ok? Ce la faremo. Allora, tanto per farvi spaventare un po', vi faccio vedere quello che ho fatto vedere a chi mi ha seguito durante la prima lezione, e cioè il programma sulla normativa scolastica che è previsto per i vostri concorsi. Vi siete preoccupati? Mi auguro di no. Innanzitutto c'è la Costituzione della Repubblica, la 107 del 2015, vi è naturalmente la 275 del 99, la 59 del 97, quindi la Bassanini, insomma,
ci sono tante norme. Marinella dice e Orsola dice mamma mia, ma ancora non avete visto anche la seconda pagina, perché non finisce qui, ma continua a... ok, ci siamo. Perché continua con questa seconda pagina, e come vedete, per esempio, importantissima è per esempio la norma 104 del 92, che, se volete, è la norma che è più importante per ciò che riguarda l'inclusione. Ok, quindi veramente molto molto importante. Ok, allora un attimo solo, ci siamo, sono accorpate per contenuti. Naturalmente non sono, questo qua è quello che trovate con l'ordine proprio dell'allegato che bandisce il concorso ordinario, quindi sono messi, come giustamente qualcuno fa notare, anche in ordine di competenza per materie. Va bene, però non vi preoccupate, perché so che questo è un po' un elenco sterile, ma voi non è che dovete sapere a memoria tutte le leggi. Ho detto, bisogna schematizzare in maniera intelligente le cose principali di quelle leggi. Ci siamo, io do per scontato che su 10 domande, le 10 domande che vi faranno non saranno delle domande, come dire, iper approfondite sull'ultimo comma della 107. Saranno delle domande ragionate, interessanti, potranno essere anche le domande, come dire, che racchiudono dei trabocchetti, però saranno delle domande, secondo me, per le quali non si necessita uno studio mnemonico della norma, non ci serve a nulla. L'importante è che voi abbiate ben presenti i concetti. E allora partiamo. Iniziamo a dividere il programma, la normativa scolastica, per esempio, in macro argomenti. Noi sappiamo che ci sono tre grandi argomenti, cioè autonomia scolastica, che cos'è l'autonomia, come nasce, quali sono le norme principali che la prevedono, partendo dalla Bassanini fino alla 107, l'offerta formativa, quindi come è cambiata l'offerta formativa. È inutile far partire tutto quanto da quando il Ministero faceva il programma per tutti ed era uguale per tutti, diciamo da Bolzano a Pantelleria. Non è importante fare una retrodatazione, un percorso a ritroso così lungo. Concentriamoci su come funziona oggi. Al massimo, quello che possiamo fare è capire il perché e qual è la norma che, per esempio, ha fatto traghettare il sistema e l'offerta formativa dal POF al PTOF, cioè facciamo cose concrete. E vi consiglio di fare cose concrete, di studiare cose concrete, perché se no il problema serio della normativa scolastica è che, se voi vi infarcite il cervello di nozioni, 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 arrivate poi il giorno delle prese elettive e oggettivamente non siete in grado di rispondere a tutto. Ecco perché la cosa essenziale è schematizzare. E a tal proposito, voglio ricordarvi che sempre i webinar di WOW vi consentono anche di imparare a fare una cosa bellissima, che sono le mappe mentali. Io non so quanti tra di voi conoscono le mappe mentali, però mappe concettuali e mappe mentali, se voi imparate a farle, vedrete, sarà di un'utilità incredibile, incommensurabile. Questo lo dico perché quando si vede quell'elenco infinito di norme, giustamente c'è timore, e quindi c'è poco da discutere, però vedrete che con le mappe concettuali e senza trip, Viviana, che ci scrive, si fa i trip mentali, e senza trip, vedrete che riuscirete a dimezzare o ridurre ancora di più il tempo di studio necessario, avere le cose principali in testa e soprattutto con metodi di, come dire,
apprendimento, che sono innovativi e che sono realmente efficaci. Magari voi, come da docenti, magari consiglierete ai vostri stessi studenti di applicare gli stessi sistemi di studio che voi applicherete, mi auguro, nelle prossime settimane per la normativa scolastica, ok? Mentre io parlo, scusatemi, non sono pazzo, però cerco anche di tenere d'occhio la chat e, come dire, vi chiedo una cortesia, perché se no non riesco mai a tenere il filo. Cerchiamo di fare le domande magari alla fine, in modo tale che, o comunque finiamo un blocco, mi fate le domande e via, perché se no rischio di distrarmi, di perdere il filo e di non essere efficace come spero di riuscire a essere. Allora, quindi vi dicevo, autonomia scolastica, offerta formativa, normativa sull'inclusione, la 104, ma non solo, sono i tre grandi argomenti alla normativa scolastica che vi verranno richiesti durante i concorsi. In generale questo, che sia lo straordinario, che sia l'ordinario, gli ingredienti non cambiano, non è che la 107 non c'è più, c'è sempre la 107, va bene? Quindi questi sono i tre grandi argomenti che dovete sapere, anche perché poi le stesse domande saranno, come dire, riproposte naturalmente seguendo questo schema, ok? Vi troverete su 10 domande, magari 3 domande fatte sull'autonomia, 3 domande fatte sull'offerta formativa, 3 domande fatte, per esempio, sulla normativa dell'inclusione. Ok? Quindi questa è la situazione. Detto questo, abbiamo visto che la prima cosa che ci viene richiesta e che vedete in sovraimpressione è naturalmente la Costituzione della Repubblica Italiana. Ok? Quanti di voi conoscono i principi costituzionali che potrebbero essere richiesti a tutti quanti voi? Ora potete scrivere. Sapete quali possono essere gli articoli? Articolo 33, 9, 33, 34. Proviamo un attimino a vedere. Vediamo. 33, 34, 32, 117, 33, 34, 114, insomma, come è normale che sia, diamo un pochettino i numeri, però è interessante perché più o meno gli articoli li avete azzeccati tutti e non è scontato, ok? Allora, io direi di andare a analizzare, se voi siete d'accordo, quelli che sono poi i tre, secondo me, principali articoli che formano proprio l'architrave del nostro sistema scolastico. Ok, addirittura Giovanna ne cita tantissimi e non ha neanche torto. Ok, io voglio, Miriam, ce li possiamo anche giocare, però io voglio concentrarmi sui primi tre articoli importanti della nostra Costituzione, fermo restando che poi possiamo anche approfondire anche gli altri. E gli articoli, per quello che mi riguarda, che veramente è imprescindibile che voi conosciate, sono l'articolo 3, cioè il principio di uguaglianza, ci mancherebbe, l'articolo 33, l'avete inserito in tanti, libertà di insegnamento, e naturalmente l'articolo 34, che è il diritto allo studio. Qualcuno scriveva anche l'articolo 9 della Costituzione, altri naturalmente hanno anche fatto l'articolo, hanno citato anche l'articolo 117 della Costituzione. Arriviamo pure lì. Nel frattempo andiamo a leggere quelli che sono l'articolo 3, l'articolo 33 e l'articolo 34. Non che voi non li conosciate, ci mancherebbe, proviamo però a leggerli in un'ottica leggermente diversa. Perché il principio di uguaglianza è importante? Leggiamolo insieme. Tutti i cittadini naturalmente hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Mi fermo un attimo. Ricordiamoci anche quando questa Costituzione è stata scritta, no? Quello che c'è nel primo periodo dell'articolo 3 del principio di uguaglianza
Può sembrare naturalmente scontato, banale, eccetera, però ricordiamoci che questa qui è la nostra Costituzione repubblicana, è la Costituzione che sostituisce lo Statuto Albertino, che come sappiamo era non era una Costituzione ma era uno Statuto, era di stampo liberale, quindi conosceva delle differenze di classe, differenze sociali e di classe, e che diciamo era completamente diverso. Lo Statuto Albertino come dire, disciplinava e enunciava dei principi che sono profondamente diversi da quelli che oramai per noi sono sono patrimonio, oramai acquisito patrimonio comune. Ricordiamoci che questa Costituzione poi viene scritta, viene promulgata entra in vigore nel 48, viene promulgata nel 47 all'Assemblea Costituente, ed è una Costituzione di compromesso, perché è una Costituzione fatta con il beneplacito di tutte le forze antifasciste che furono elette all'Assemblea Costituente, ed è una Costituzione naturalmente rigida, per cambiarla è necessario come dire, intraprendere dei meccanismi parlamentari molto 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 lunghi. Per esempio abbiamo dimezzato il numero dei parlamentari dopo un iter legislativo molto lungo, molto complesso, che ha richiesto delle maggioranze qualificate alla Camera e al Senato, ha previsto più votazioni alla Camera e al Senato, e in più addirittura è stato richiesto un referendum popolare per come dire, approvare quello che in Parlamento era stato deciso da deputati e senatori. Okay? Ecco perché la nostra Costituzione è una Costituzione di compromesso, perché fatta, scusatemi, però vado a braccio, perché poi mentre si parla della Costituzione è bene dargli questi piccoli input. È una Costituzione di compromesso perché viene fatta da tutte le forze politiche in Assemblea Costituente. I fautori poi della Costituzione furono De Gasperi e Togliatti, quindi il diavolo è l'acqua santa, se volete. È una Costituzione lunga, diciamo si arriva a più di 100 articoli, ed è una Costituzione rigida perché appunto per essere cambiata, viva Dio, è necessario intraprendere delle procedure legislative molto molto complesse e molto 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 come dire rafforzate, si dice in gergo tecnico. E tutto quello che c'è nel primo periodo dell'articolo 3 è scontato per noi, ma non era scontata all'epoca. Quindi il principio di uguaglianza di razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali non solo era importante all'epoca, deve essere importante anche per noi, deve essere importante per voi docenti, che dovete saper trasferire come sempre i principi costituzionali, in particolare il principio di uguaglianza, a dei ragazzini piccoli o medio piccoli o magari liceali, che come è naturale che sia, e devono essere istradati e devono capire sia la Costituzione ma sia come si sta al mondo. Ma per quello che riguarda il diritto allo studio in generale, subito dopo il secondo periodo i nostri padri costituenti hanno scritto che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Cosa sta a significare? L'ascensore sociale, cioè tutti quanti di fronte alla Repubblica sono uguali, tutti i cittadini sono uguali e tutti devono essere messi nelle condizioni di giocarsi naturalmente le proprie chance per salire su questo ascensore sociale, migliorare la propria posizione, avere naturalmente un'educazione adeguata. Ok? Quindi
Ecco perché è importante l'articolo 3, anche se non parla direttamente di scuola, enuncia due principi importantissimi. Il primo principio è il principio di uguaglianza, il secondo principio è che il principio di uguaglianza deve essere sancito, custodito, coccolato, fomentato e foraggiato dal nostro Stato. Okay? Anche il figlio del barbone, cioè di uno che non ha strumenti economici, che non ha strumenti culturali o sociali, deve poter avere le stesse opportunità del figlio della persona più ricca o più culturalmente attrezzata del nostro paese. Andiamo avanti. Articolo 33, libertà di insegnamento. Su questo principio si fonda la possibilità del libero insegnamento, rectius, si fonda la possibilità per docenti, in questo caso anche imprenditori, ma istituti religiosi, eccetera, di poter fare la propria scuola, cioè di poter aprire una scuola e anche non statale e poter legittimamente insegnare e rilasciare dei titoli di studio. Ok? Leggiamole insieme. L'arte e la scienza sono libere e libero nell'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Okay? Enti privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato. La legge, naturalmente, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di esse e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, in università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Ok? Guardate un po' quante cose ci sono nell'articolo 33 della Costituzione. Quante domande vi potrebbero fare anche solo sull'articolo 33 della Costituzione? Ecco perché è importante conoscere i principi costituzionali. Allora, qui si afferma, uno, che l'insegnamento è libero, e questa è una cosa non di poco conto. Seconda cosa, che è possibile che lo Stato, da un lato, promuove le scuole pubbliche, che sono aperte a tutti, è un diritto di tutti frequentare, dall'altro lato consente però a enti, istituzioni, privati quindi, di poter fare delle proprie scuole, fissando però i paletti naturalmente che queste scuole devono rispettare per poter dare un titolo equipollente, un titolo di studio equipollente a quello che viene rilasciato alle scuole pubbliche. Ok, quindi per esempio una domanda banale che potrebbero farvi è proprio questo: in base a quale principio costituzionale le scuole paritarie rilasciano dei titoli di studio equipollenti? Ok, articolo 33 della Costituzione, per esempio. Infine, naturalmente, si parla anche di un altro aspetto interessante che a noi però oggettivamente interessa molto poco, e cioè che per l'appunto accanto alle università pubbliche, accanto alle scuole pubbliche eccetera, vi possono essere anche delle istituzioni di alta cultura, che istituzioni di alta cultura, università e accademie, che hanno il diritto naturalmente di assumere dei propri, attraverso i propri statuti, un proprio percorso di autonomia. Quindi, come vedete, in questo articolo c'è il mondo, ma quello che interessa a noi, focalizziamoci, è la possibilità sostanzialmente di aprire le scuole private e riconoscere dei titoli di studio equipollenti a quelli che vengono rilasciati alle scuole pubbliche. Infine, articolo 34 della Costituzione, il diritto allo studio. La scuola è aperta a tutti, l'istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni è obbligatoria e gratuita, i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso. Okay?
Articolo 34, se volete, è uno degli articoli più importanti della nostra Costituzione, perché, diciamo, riprendendo il principio di uguaglianza dell'articolo 3, il principio di uguaglianza dell'articolo 3 viene poi concretizzato all'articolo 34 per ciò che attiene lo studio e la scuola, e cioè lo Stato si deve fare carico con proprie risorse di far studiare tutti, di mettere tutti nelle stesse condizioni di poter frequentare le scuole pubbliche, le università pubbliche, e accompagnando tutti quanti sino alla meta. Stiamo attenti però, perché tra le righe dell'articolo 34 si capisce che il principio di uguaglianza e il diritto allo studio non devono essere intesi come un principio di egualitarietà, scusate, ma non mi viene il termine. Cioè, la cosa interessante è che l'articolo 34 della Costituzione parla di capaci e meritevoli. Cioè, non si paga a tutti quanti la scuola o l'università, non si sostiene tutti quanti per inerzia alla scuola o all'università. Lo Stato è obbligato, il principio costituzionale ci dice l'articolo 34, che lo Stato è obbligato, si autovincola a tutelare le persone che sono capaci e meritevoli. È il motivo per il quale, ad esempio, do per scontato che tutti quanti voi abbiate fatto l'università, per esempio per le borse di studio c'è un bando. No, non è che tutti quanti accedono alle borse di studio. Il bando prevede, per esempio, l'aver dato tutte le materie, l'avere una media, per esempio, di diploma elevata, l'aver dato le materie obbligatorie, avere una media voto, per esempio, se si chiede la borsa di studio per il secondo anno università, alta. Cioè, ci si mette in competizione, però i capaci e i meritevoli devono essere tutelati. Chi non si è dato una materia, o chi naturalmente ha la possibilità, diciamo, ricco, o come dice Stefania, naturalmente, o diciamo, c'è tanta gente anche che imbroglia in questi ambiti, le persone ricche possono essere sostenute, però naturalmente il focus va su chi non ha le condizioni economiche e ed è capace e meritevole. Questa cosa teniamocela bene in testa, perché è veramente molto molto importante. Quindi articolo 3, principio uguaglianza, ed è la base sulla quale si poggia tutto. Articolo 33, libero insegnamento, quindi scuole paritarie, istituti privati, eccetera, che possono esistere nel nostro paese. E infine articolo 34, diritto allo studio, cioè lo Stato si deve far carico dei capaci e dei meritevoli, che devono prendere per l'appunto l'ascensore sociale, o comunque devono essere accompagnate sino all'ultimo nel proprio percorso di studi. Allora, c'è anche chi mi ha chiesto, mi ha indicato degli altri, come dire, articoli. C'è stato chi mi ha indicato l'articolo 9, che però parla in verità dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica. Cioè l'articolo 9, lo dico, purtroppo non ce l'ho davanti, quindi vado a memoria. L'articolo 9 è un articolo attraverso il quale il legislatore costituzionale ha affermato un altro principio importantissimo, cioè che lo Stato si rende promotore, naturalmente, di scienza e cultura. Questo significa che all'articolo 9 va ricondotta la base sulla quale si poggia la ricerca scientifica, per esempio, no? Sulla quale si poggia il rispetto del patrimonio culturale e l'implementamento del patrimonio culturale del nostro paese, eccetera. Quindi, insomma, è un articolo altrettanto importante, e molti mi hanno parlato anche di articolo 117 della Costituzione, che io francamente non mi va di affrontare oggi,
perché è un articolo molto complesso, molto molto complesso. Considerate l'articolo 117 della Costituzione, è quel famoso titolo quinto che molto spesso sentiamo in TV, eccetera, la riforma del titolo quinto, l'autonomia delle regioni, eccetera, eccetera. Avrete sentito queste parole più volte, e appunto sta a indicare quelle materie nelle quali c'è una potestà legislativa dello Stato, oppure altre materie per le quali vi è una potestà legislativa delle regioni, o quelle materie nelle quali vi è una potestà legislativa che si dice concorrente, ok? Concorrente tra le materie legislative concorrenti. Vi è anche la formazione e l'istruzione, ok? Seppur, attenzione, nel rispetto naturalmente dell'autonomia scolastica. Però l'argomento è molto complesso, io l'articolo 117, ve lo risparmierei molto, molto, molto volentieri, ok? Allora, questi sono i tre articoli della Costituzione che vi suggerisco di approfondire, tenere in mente, fare un bel focus. Magari la settimana prossima vediamo di approfondire anche il 117, o comunque qualche altra cosina che può essere altrettanto interessante. Però ci tenevo a spiegarvi, a trasmettervi questi tre articoli, perché sono realmente importanti. Ora, prima di cambiare argomento e passare alla prossima norma da sviscerare, vorrei, che se qualcuno ha delle domande da fare, vorrei che le faceste ora, almeno su questo, su quello che ci siamo detti sino a ora. Diamo un minuto, pensateci un attimo, se avete delle domande da fare su questi argomenti, in maniera tale che poi, casomai, passiamo a una rapidissima disamina della 107. Ok, quindi più o meno per tutti quanti chiaro, articolo 3 e 33, nel frattempo continuate a scrivere se ci sono delle domande o delle cose che volete approfondire. Dico semplicemente a Miriam, articolo 3, principio di uguaglianza, articolo 33, principio attraverso il quale si dà il via agli istituti paritari, nei fatti all'epoca c'erano solamente gli istituti religiosi, si apre sostanzialmente alle scuole private. Però, siccome è interessante ed è importante quello che ci siamo detti, io rimanderei per queste cose qui, rimanderei per il 3, 33 e 34, visto che proprio non ti funzionava la connessione, io ti rimanderei al podcast, quindi magari ti rivedi un attimino il video, in modo tale che gli altri non debbano sorbirsi un altro quarto d'ora di spiegazione, ok? Allora, vediamo un attimo. Io sono a secco, potrei sapere quelli principali, tutto molto chiaro. Per quanto concerne questo primo punto del programma sulla normativa, quanti articoli occorrerebbe studiare per bene? Allora, rispondo a te, Elena. Io ti dico che questi tre articoli sono quelli più importanti, anche quelli un pochettino più banali, se vuoi, che però banali non sono, perché poi tutto si concentra su questi tre pilastri. È logico che l'articolo 117 può essere interessante. Salvatore ci dice: 117 della Costituzione ha riservato alla competenza esclusiva dello Stato le norme generali sull'istruzione, ci scrive lui, e la determinazione dei livelli essenziali e le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Giusto, giustissimo.
E infatti, come dicevo, l'istruzione è una di quelle materie concorrenziali dove c'ha competenza lo Stato e ha competenza anche la regione, ma non solo. Pensiamo solamente a ciò che concerne l'edilizia scolastica. L'edilizia scolastica addirittura è divisa in tre ambiti di competenza. Abbiamo gli istituti, le scuole primarie dell'infanzia che sono di competenza comunale, abbiamo poi gli istituti secondari che sono di competenza dell'ex provincia. Quindi, come vedete, quale migliore materia concorrenziale di questa. Obbligatoria per 10 anni. Mariangela ci fa un'ulteriore precisazione. L'articolo 34 dice che l'istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni è obbligatoria e gratuita, ma non è cambiata, ora è obbligatoria per 10 anni. Sì, Mariangela, hai ragione. In verità la scuola dell'obbligo è stata estesa fino ai 16 anni, ok? Cioè devi stare a scuola fino a 16 anni obbligatoria. Ora non ricordo se la riforma fu la riforma Gelmini, forse, che aumentò a 16 anni l'età minima della scuola obbligatoria, però sicuramente è stata aumentata da 8 a 10. Gli studenti sì, gli insegnanti no, vi direi scusate, l'ultimo concorso straordinario. Allora, Stefania, e poi vi dico un'altra cosa. Stefania, in quali riforme questi articoli sono presenti più espressamente? Si possono creare delle mappe concettuali basate su questi articoli, oppure sono tutte sempre presenti contemporaneamente? Si può dire che gli articoli trovino la loro migliore espressione nelle riforme più vicine temporalmente a noi? Allora, Stefania, questi tre articoli esistono a prescindere, cioè tutte le riforme naturalmente vengono fatte nel rispetto della Costituzione e dei principi in essa insiti. Quindi, che dire, io proporrei a tutti quanti voi di prendere questi articoli che sono il 3, il 33, il 34, il 117, che può essere utile, anche il 9 se volete, ma magari visto che c'è questa esigenza, alla prossima lezione facciamo un'integrazione anche sui principi costituzionali e di studiarli un pochettino, di tenerli a mente con la mappa concettuale, senza mappa concettuale, con lo schema, anche perché questi sono articoli banali che si possono tranquillamente, come dire, possono tranquillamente assimilare in maniera molto, molto semplice. Andiamo avanti. In quali riforme questi articoli? Ok, infatti confermano i servizi non conteggiati, purtroppo. Questa è potestà legislativa esclusiva dello Stato, dice Salvatore. L'articolo 34 resta invariato, è una curiosità, non capisco Mariangela in che senso. Con l'esclusione, Salvatore specifica ancora l'articolo 117, infatti Salvatore io non l'avevo inserito perché comunque è molto complicato riuscire a spiegare i vari ambiti di competenza. Sara Paissi, non abbiamo fatto tre articoli, fatelo andare avanti su. Sì, infatti, ok. Allora, andiamo avanti. Sapete cosa facciamo? Facciamo questo, siccome io ora vi voglio parlare della 107 in maniera rapida, poi vi do le slide e ve la studiate a casa, tanto sono una ventina di slide, una cosa molto rapida da fare solo proprio per fissarli mentalmente. Prima di fare una rapida disamina delle cose principali della 107, sapete cosa facciamo? Vediamo un pochettino se siete preparati o no. Sulla 107, che dite? Siete contenti di questo? Facciamola così, vi interrogo io, faccio il professore io, questa volta vi interrogo io. Siete entusiasti, vedo, perfetto. E allora sapete cosa facciamo? Facciamo questo. Io ora vi metto un bel test. Ok, è partito anche il tempo. Rispondete a 10 domande. Stiamo facendo una simulazione esatta sulla 107 di quello che potrebbe capitarvi nelle preselettive. Ok, io vi do, sono 17:32,
rifletteteci, naturalmente non copiate perché non serve a nulla, vi do 10 minuti di tempo da questo momento in poi per rispondere. Quindi sono le 17.32, alle 17.45, dai, 3 minuti in più, ci rivediamo, correggiamo, vediamo un pochettino i risultati e poi facciamo gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora sulla 107, poi vi manderemo le slide, vi manderemo le slide così studiamo e poi la settimana prossima concludiamo questa 3 giorni di lezioni facendo una disamina complessiva di tutto e tornando sulla 107 e sulla Costituzione. Ok? Avete 12 minuti di tempo. A dopo.
andando. Vedo che mancano ancora 30 persone per concludere il tutto. Facciamo così, visto che non è semplice, vi do altri 3 minuti e affrettatevi, perché comunque considerate che lì avrete pochissimo tempo, mediamente avete meno di un minuto a risposta, quindi dobbiamo essere bravi anche a gestirci il tempo, gestire le nostre ansie, gestire tutta una serie di fattori che non c'entrano nulla con la preparazione, ma che sono altrettanto importanti. Ok, però visto che l'argomento è nuovo e che naturalmente non lo conosciamo, altri 3 minuti di tempo, sono i 44 e 50, correggiamo il test che è già importante e vi può dare tanti spunti interessanti, e poi rapida carrellata sulla 107.
Allora, sono le 17:50, abbiamo finito un pochettino tutti, chi non è riuscito a concludere non fa nulla, aspettate, non è importante, perché tanto proveremo a rispondere a tutto quanto, ok? Allora, ora vedrete, tra un secondo, vedrete i risultati, ok? O meglio, ne soluzione quindi ho premuto invia lo stesso. Ah, Melissa ci dice che forse c'è stato qualche piccolo problema. Mi dispiace, può essere pure che con Apple ci siano dei problemi con la piattaforma. Io questo purtroppo non ve lo posso dire. Allora, ecco com'è andato il vostro test, ok? Com'è andato? Com'è andata? Dai che ora correggiamo. Ditemi un pochettino, scriviamo in chat com'è andata. Ma veramente io? Sì, veramente tu Giancarlo, 8 su 10. Bravo, bravo. Forza, forza. Com'è andata? Attenzione perché è inutile imbrogliare, perché vediamo tutti i risultati, eh? Cioè io vedo i risultati in generale, quindi... C'è Barbara che dice che è una capra, ma non è così. Malissimo, insomma. La seconda per me non era chiara. Ora andiamo a analizzare e poi, visto che Stefania mi dice che la seconda per te non era chiara, parliamo un attimo anche delle domande errate o fuorvianti, che è molto importante come concetto. Ok? Va bene, allora, iniziamo a correggere le 10 domande. La domanda numero 1. Ai sensi dell'articolo 1,17 della legge 107 del 2015, secondo quale modalità il piano dell'offerta formativa, PTOF, viene reso pubblico? Avete risposto veramente... al 69%, al 70% in maniera corretta, naturalmente la risposta giusta era la lettera D, attraverso la pubblicazione sul portale unico ai dati della scuola. Peraltro questa era una domanda che più attenti ricorderanno, avevo posto anche al webinar dell'altra volta, non so se lo ricordate, c'era questo, come dire, c'era anche... questa domanda e l'ho voluta riproporre proprio perché volevo capire quanto dell'altra volta vi fosse rimasto in mente, ok? Anche perché abbiamo fatto tutto un discorso il primo giorno di lezione, mi dispiace che molti non c'eravate, ma andatevi a rivedere la lezione su YouTube, parlavamo proprio delle tecniche di apprendimento e del fatto che simulare come stiamo facendo oggi noi ci consente di ricordare addirittura al 90% tutto per 2 settimane, ok? Simulare è la cosa più importante nell'apprendere, quindi è importante. Allora, seconda domanda, tra breve vi rimettiamo il link su YouTube, anzi prego Michael della WoW University, se è possibile, di magari rimettere il link nuovamente a disposizione di tutti quanti voi, in modo che vi possiate diciamo vedere la lezione dell'altra volta. Seconda domanda, quella che Stefania diceva non essere esattamente chiara. Ai sensi dell'articolo 1,46, i giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati agli istituti superiori con il possesso del diploma. La risposta giusta era la risposta numero C, con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale. Ok? Io capisco che può, come dire, essere una domanda, come dire, magari un po' trabocchetto, un po' così, però focalizziamoci un attimo un minuto
solo un minuto su un aspetto importantissimo, ok? Quindi veramente concentrati su quello che vi sto per dire, anche perché, lo ribadisco, noi, il nostro studio probabilmente è quello che più di ogni altro si è occupato di concorsi pubblici, andare a vedere proprio quando anche in questionari a risposta multipla ci possono essere delle cose, delle domande che non sono corrette. Allora, concentriamoci. Le domande dei questionari a risposta multipla molto spesso possono essere domande errate o fuorvianti, ok? Quando è che una domanda errata e quando è una domanda è fuorviante? Una domanda errata quando oggettivamente il quesito è un quesito che è sbagliato, cioè non c'è una risposta corretta, no? Tra per esempio le 5 opzioni di risposta, nessuna delle risposte è corretta e quindi la domanda è una domanda palesemente errata. Oppure una domanda errata è quando per esempio il Ministero dell'Istruzione la risposta giusta è, facciamo finta che sia questa la domanda, la 2, la risposta giusta è la lettera A, mentre oggettivamente si sa che la risposta giusta è la lettera C. Okay? In questi casi si tratta di domande errate. Quando vi è una domanda errata, naturalmente si può anche impugnare il risultato del test e chiedere che venga attribuito il punto come se si fosse risposto correttamente. Ci siamo? Perché? Perché la domanda o non ha nessuna risposta corretta in verità, oppure, lo ribadisco, per il Ministero la risposta giusta è la A, ma in verità, oggettivamente, perché la norma lo prevede, vi è scorrendo la risposta giusta è la C. Quindi, se non mi hanno dato il punto perché ho risposto C, farò ricorso e chiederò il punto in più, ok? Quando una domanda invece è fuorviante, e state attenti, quando dalla formulazione della domanda, diciamo, c'è appunto, come dice Rossella Cravero, c'è il trabocchetto del Ministero, che non è una perdita di tempo se vi sto parlando di queste cose, perché poi guardate che in un punto ci saranno centinaia di persone e voi per un punto rischiate di non passare alle fasi successive, quindi è essenziale capire se una domanda è fuorviante, errata, e se io posso poi andare a contestarla successivamente. Quando una domanda è fuorviante, quando è scritta appunto col trabocchetto, e pertanto, e questa qua potrebbe essere proprio una domanda fuorviante, questa qua la 2, due risposte sembrerebbero essere entrambe corrette, ok? Questo è il nocciolo della vicenda. Quindi quando due risposte possono sembrare entrambe corrette, vi è una domanda fuorviante. In quel caso, se entrambe le risposte sono oggettivamente corrette, allora anche lì meritate il punto indipendentemente da quello che è stata la vostra opzione di scelta. Se invece una sola, come in questo caso, perché in questo caso si parla di che cosa? Si parla di una serie di titoli che nella risposta A non ci sono, ok? Perché la risposta A parla solo generalmente di istruzione secondaria di secondo grado, mentre la risposta C approfondisce di più e parla di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma professionale, che come vedete non viene ricondotto alle istituzioni secondarie, alla risposta A, conseguita al termine dei percorsi quadriennali di istruzione oppure di formazione professionale. Quindi, come vedete, la risposta più corretta è la C e non la A. Ma andiamo avanti. La domanda numero 3. L'articolo 1,3 dispone che la piena realizzazione del curriculum avvenga quando avete risposto al 52% in maniera corretta,
con l'articolazione, ed è l'opzione di risposta A, con articolazione modulare del monte orario, potenziamento del tempo scuola, anche oltre i modelli e i quadri orari, e programmazione plurisettimanale flessibile dell'orario complessivo del curriculum. Avete risposto sostanzialmente tutti quanti in maniera corretta. Andiamo ancora avanti, velocemente, poi facciamo l'ultimo sprint sulla 107. 4, la 107 del 2015, all'articolo 1,4, dice a quale soggetto della scuola affida l'individuazione dell'impresa o dell'ente presso il quale svolgere il percorso alternanza scuola-lavoro. Anche in questo caso avete risposto bene quasi tutti, perché tocca al dirigente scolastico, quindi lettera A. Andiamo avanti, la numero 5. Ai sensi dell'articolo 1,41 della 107 del 2015, il dirigente scolastico, come vedete, ho cercato anche di aiutarvi, il dirigente scolastico, quindi risposta di sopra, sceglie l'impresa o l'ente per stipulare convenzioni per l'alternanza scuola-lavoro, tra quelli, tutti quanti avete risposto naturalmente bene, tra tutti quelli inseriti nel registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Numero 6, Germana si è emozionata perché ha risposto bene alla 5, siamo emozionati tutti. Numero 6, nella legge 107 del 2015 il TOF si conferma strumento di dialogo con il contesto territoriale in cui opera l'istituzione scolastica, punto di domanda. Vedete, qui per esempio la questione è un attimino più dibattuta anche tra di voi. Perché? Perché avete messo B e C. Sì, sempre in base alle previsioni del regolamento sull'autonomia, sì, è richiamata ad esempio al comma 14, articolo 1, alla 107 del 2015. Bene, la risposta giusta in questo caso è la C, non è la B. Ok? La risposta giusta è la C, perché se andate poi a vedervi la legge 107, anzi vediamo un attimino se ce l'ho, la andiamo a vedere un attimo insieme, vediamo un attimo, 107 del 2014, la 107,14, un attimo solo che la prendo, così vediamo cosa dice al comma 14, vediamo cosa dice al comma 14, 8, 12, 13, 14, l'articolo 3 del regolamento, il piano è coerente con gli obiettivi generali educativi e diversi tipi di indirizzo, studi, eccetera. Se voi andate a prendervi infatti proprio l'articolo 1,14 della 107, trovate veramente la risposta piena al vostro quesito. Andiamo avanti. Andiamo veloce, stiamo facendo tardissimo. 7, la risposta giusta a chi compete l'elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, naturalmente la risposta giusta è là, al collegio dei docenti. Andiamo avanti velocemente. 8, ai sensi del comma 14, articolo 1, quale organo approva il PTOF? Il consiglio di circolo o di istituto, giusto. E infine le ultime due, ai sensi del comma 14 articolo 1, quale delle seguenti non fa parte delle indicazioni contenute nel PTOF? La risposta giusta è la lettera D, il piano di intervento dell'animatore digitale. Chiudiamo con la 10, quale tra i seguenti non è un insegnamento potenziato ai sensi del comma 7 della 107 del 2015? Avete risposto tutti quanti correttamente, o la maggior parte di voi correttamente. La risposta corretta è la B. Ok? Così diciamo possiamo farcela. Detto questo, e per non deludere soprattutto Rossella, che ci dice la prossima lezione si può dedicare più tempo alla disamina dei vari articoli e meno ai commenti, in modo che ci si possa imparare di più, io ti Rossella, Orsola,
eccetera, eccetera. Vi accontento immediatamente, perché ora passiamo alla disamina degli articoli, ok? In modo tale che cerchiamo di dare un senso migliore a questa nostra lezione. Ma me la ripetete perché non si vede? Miriam, allora Miriam, quale della 10? Alla domanda 10, la risposta giusta è la B, competenze empatiche dell'allievo. Scusatemi, ok? Competenze empatiche dell'allievo. Detto questo, chiudiamo la vicenda qui, quiz, che però era importante farvi vedere, e direi di iniziare con la nostra fantastica 107 del 2015. Perché dico fantastica? Perché è stata una normativa sulla quale si è detto tutto il contrario di tutto, doveva essere una grande riforma, per certi aspetti lo è stata, però vedo Annalita che prontissima, entusiasta alla 107, io molto meno, perché è una parte un po' pallosa, però cerchiamo di farla velocemente. Allora, vi dicevo, la 107 è una normativa importante di riforma che si va a inserire nel solco, se volete, di quello che io definirei riformismo, come dire, riformismo schizofrenico, che da oramai 30 anni, 40 anni viene nel mondo della scuola. Se voi ci pensate, ogni governo che si è alternato alla guida del nostro paese ha cercato di riformare la scuola. Ognuno dei ministri della scuola ha cercato di mettere il proprio nome accanto a quello di una riforma, come dire, di una riforma del mondo scolastico, insomma, e lasciasse il segno, no? Dalla riforma Gentile sino alle ultime, che sono state la riforma Moratti, la riforma Gelmini, alla buona scuola, il legislatore ha cercato sempre di cambiare per, da un lato, accontentare o comunque mettere, diciamo, cercare di sistemare la grande querela, il grande problema dei docenti, dall'altro lato hanno cercato di modernizzare in qualche modo l'offerta formativa dei nostri istituti, cambiando nome, cambiando percorsi, introducendo il curriculo, facendo il POF e poi il PTOF, eccetera, e poi naturalmente anche cercando di riformare, sempre in armonia naturalmente con tutte le altre norme, quello che è il grande tema dell'inclusione scolastica, ok? Quindi i legislatori hanno sempre cercato di tenere insieme queste tre cose, e cioè docenti, offerta formativa e poi naturalmente didattica anche per le persone più sfortunate, ok? La buona scuola non fa eccezione a questo schema, ok? Infatti, guardate, proprio la sua stessa strutturazione, la sua stessa struttura ci fa rendere conto che è una normativa mostre, perché ha più di 212 commi, è una normativa che ha avuto una gestazione molto complessa, perché, come sapete, il governo aveva come si dice, esitato un testo, c'è stato un rimbalzo tra Parlamento e Governo, alla fine viene partorita la 107 del 2015, che probabilmente non era neanche quella che il governo Renzi all'epoca voleva partorire. È una normativa per certi aspetti di compromesso, che aveva come grande obiettivo soprattutto quello di riformare e soprattutto di levare, per certi aspetti, alla Moratti e alla Gelmini il ruolo di riformatrici del mondo della scuola, ma soprattutto quello di sistemare, stabilizzare il precariato storico della scuola e cercare di organizzare meglio le lezioni, dare le cattedre e i ruoli in modo tale che
diciamo, si potesse fare una didattica migliore rispetto a quella del passato. Gli oggetti e le finalità della 107, infatti, le trovate qui. Attenzione, oggetti e finalità che naturalmente in molti casi sono finalità inespresse o comunque non compiute completamente, ok? E quindi c'è poco da fare. Oggetto e finalità, leggiamole proprio velocemente perché non è importante, o meglio, è importante, però non voglio annoiarvi troppo. Sono l'affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, l'innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti, il contrasto alle disuguaglianze socioculturali e territoriali. Insomma, come vedete, un libro dei sogni, la realizzazione di una scuola aperta. Ma che significa la scuola aperta? Poi garanzia del diritto allo studio e alle pari opportunità di successo formativo, eccetera, eccetera, eccetera. Come vedete, oggetto e finalità è il classico libro dei sogni che si trova ogni qualvolta, diciamo, si cerca di fare una riforma o una norma. Dagli articoli 5 all'articolo 27, ok, quindi dall'articolo 5 all'articolo 27, sappiate che la 107 parla soprattutto di autonomia e offerta formativa, ok? Perché ho cercato di mettervele così, schematizzarle così, in maniera tale che se noi cerchiamo di dividere la legge per argomenti e non per commi, probabilmente riusciremo anche a memorizzarla meglio, ok? Questo è un pochettino anche quello che mi avevate chiesto. Per certi aspetti, io fortunatamente, colpo di fortuna, ci avevo già un pochettino pensato. Quindi, commi 5 e 27, di che cosa si parla? È istituito l'organico, per esempio, dell'autonomia, finalizzata alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa, ok? Quindi si parla del potenziamento, si parla del sostegno, si parla dell'organizzazione, si parla per l'appunto di coordinamento e progettazione delle attività formative, sempre, come dire, nel nome dell'autonomia scolastica. Sempre in nome dell'autonomia scolastica, le scuole individuano il fabbisogno di attrezzature, infrastrutture materiali, nonché posti e l'organico dell'autonomia, anche in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa. Ok? Quindi questi argomenti li trovate in quei commi. Andateveli a vedere e a studiare bene. Ancora, per esempio, in questa parte di norma c'è il PTOF, il piano triennale dell'offerta formativa. Vi sono alcuni paletti che sono inseriti nella 107 del 2015 sul PTOF, e cioè che deve essere predisposto entro il mese di ottobre, elaborato dal collegio dei docenti ed è approvato dal consiglio d'istituto. Se voi vedete, tre domande, anzi due domande del test che vi ho fatto fare riguardano proprio questa slide, cioè chi fa, chi programma l'offerta formativa, chi l'approva e come viene reso pubblico. Tre domande su questa slide. E come viene reso pubblico? Appunto attraverso il portale. Quindi, come vedete, ribadisco sempre anche un concetto, poi il diritto è più semplice di quanto non si possa immaginare. Voi dovete anche, come dire, cercare di fare mente locale quando sarete di fronte alla vostra griglia con le domande. Qualora non abbiate la risposta corretta o vi venga il patema d'animo perché non sapete cosa rispondere, provate a concentrarvi e a diciamo pensare a cosa accade, per esempio, in classe o negli istituti tutti i giorni, se voi siete docenti, no? Lo sapete quando dovete fare il PTOF. Se siete dei docenti, sapete come funziona il PTOF. Non c'è bisogno di studiare la 107 per saper rispondere a una domanda magari superficiale come quella alla quale
vi ho fatto rispondere prima. Avete risposto al 70% bene, ok? Eppure fa parte di un nucleo di norme complesse il PTOF, però avete risposto bene, perché ricordiamoci sempre che il diritto è molto più semplice di quanto non si possa pensare. Il diritto è quello che facciamo ogni giorno, quindi se facciamo il programma triennale, il piano triennale e l'offerta formativa, sapremo rispondere a tutte le domande, anche se a memoria non sappiamo i commi della 107. Ok? Andiamo avanti. Dai commi 28 a 32 si parla appunto degli insegnamenti opzionali, si parla naturalmente di esami di Stato e di commissioni, si parla di coordinamento di attività formative. Non credo siamo tutti già docenti, assolutamente, assolutamente sì, vedo che il PTOF naturalmente sarà prima della 107, non c'è il PTOF ma c'è il POF, cioè il piano dell'offerta formativa. Oggi il PTOF, qual è l'elemento di novità, lo dico a te ma lo dico un pochettino a tutti, spinge le classi, spinge gli istituti a fare una programmazione triennale e non solamente annuale, questo per avere il fiato lungo. E peraltro poi vedremo, il PTOF può essere sempre corretto anche in strada facendo, quindi non è detto che quello che è deciso 3 anni fa debba farsi in maniera pedissequa per tutti i 3 anni. Puoi aggiustare il tiro a secondo dei risultati ottenuti dai tuoi studenti da tutta una serie di fattori, quindi ogni anno può essere rivisto il piano triennale, ok? Questa parte qui comunque è importante, articoli 28-32, perché appunto si parla di esami, di insegnamenti opzionali, eccetera. Scuola, lavoro e territorio, se ne parla dagli articoli 33 a 44, quindi tutte le domande, per esempio, su scuola, lavoro, l'apertura al territorio degli istituti, no? Se leggete queste norme c'è una, c'è una sorta di poesia quasi, no? L'istituto aperto agli enti, alle associazioni, a tutta una serie di cose. Trovate tutto quanto tra gli articoli 33 e 44, poi gli articoli 45 e 55 parlano in particolare degli istituti tecnici superiori. Ma andiamo avanti. Si parla poi di innovazione digitale e didattica, gli articoli 56 e 62, non vi leggo le slide perché è stupido, poi tanto ve li manderemo, quindi avete l'opportunità di prenderli, farle vostre, studiarle, sottolinearle, farvi le mappe concettuali, eccetera. Vi sto semplicemente presentando questo lavoro che abbiamo fatto per voi. Organico e l'autonomia, per l'appunto, no? Vedete, tutti i puntini poi si uniscono, no? Parliamo dell'autonomia, parliamo del potenziamento, 63-77, si parla per l'appunto dell'organico e l'autonomia. A che cosa parliamo? Di cosa stiamo discutendo? Stiamo discutendo, per esempio, delle varie categorie di insegnanti che si vanno a collocare all'interno del mondo scolastico, e quindi posti comuni, posti di sostegno e i famosi posti per il potenziamento. Lo ricordate prima, l'abbiamo visto, il potenziamento proprio per raggiungere determinati obiettivi formativi in virtù dell'autonomia che ogni singola scuola deve mantenere, ok? Quindi è molto molto importante. 78-94, parliamo del dirigente scolastico, delle competenze. Sappiamo tutti bene che questo non è un concorso per dirigenti scolastici, ok? Quindi non vi preoccupate di studiare chissà quanto in maniera approfondita il ruolo del dirigente scolastico, però quelle due cose precise le dovete sapere. Perché se volete fare i docenti, è normale, è naturale che si debba conoscere l'organigramma della scuola, i poteri del dirigente scolastico, cosa fa e cosa non fa. Soprattutto poi, guardate, se siete anche,
se siete poi dei professori e avete anche un dirigente scolastico che vi sta sulle scatole, ci siamo. Sappiate anche i dirigenti scolastici, per esempio, hanno dei limiti, hanno dei diritti, hanno dei doveri e quando, per esempio, come in questo caso, vi è la valutazione da parte del dirigente scolastico, che come sapete è molto diverso dal vecchio preside. Il vecchio preside era un'altra cosa. Oggi il dirigente scolastico è un manager che ha tutta una serie di diritti e doveri, gestisce in maniera aziendale la scuola e grazie all'autonomia ha un potere sicuramente decuplicato rispetto ai vecchi presidi di quando io andavo alle superiori, ok? Non esiste completamente. Oggi fanno molte più cose. Andiamo avanti. Qua so che molti di voi si drizzeranno, anzi drizzano i peli in corpo, a molti di voi, agli uomini se non altro, perché? Perché si parla del piano straordinario assunzioni, ma voi ve lo ricordate il vecchio piano diciamo straordinario delle assunzioni? Veniva previsto alla 107. Ora, io non credo, in tutta onestà, che potrà essere oggetto di concorso, di domande concorsuali il piano straordinario di assunzioni che era previsto nella 107. Però, insomma, studiamolo pure, anche per voi, insomma, per farvi capire quello che vi avevano promesso e che poi non è stato fatto. Nel frattempo Carla Berdini mi dice che mi seguirà ovunque, grazie Carla. Ancora continuiamo con il piano straordinario, la fase A, la fase B, vi ricordate le varie fasi? Io peraltro li feci con i miei colleghi tanti di quei ricorsi contro queste fasi, perché vi ricordate il caso dell'algoritmo, dei docenti che furono mandati altrove, dei precari, insomma, ci fu veramente un gran caos all'epoca, ma andiamo avanti perché non è importante. Addirittura la legge prevedeva che vi dovesse essere il bando entro il 1° dicembre del 2015, ma ancora, diciamo, noi aspettiamo di sapere gli esiti di molti giudizi incardinati e che da oramai da 5 anni diciamo scombinano i ruoli e i piani di tanti troppi insegnanti. Detto questo, 115-120 si parla di formazione e quindi diciamo di quello che i docenti dovrebbero fare, sempre in ordine al vecchio piano di assunzioni. Andiamo ancora avanti, ricordatevi che i docenti hanno avuto anche le 500 euro di carta per poter spendere in libri e cose, e questa è stata una cosa interessante, salvo tanti che hanno comprato il computer per i figli, però diciamo in tanti invece hanno sfruttato in maniera corretta questi buoni. Valorizzazione del merito del personale docente, commi 126 a 130, qui ci sono i soldi, premi di produttività, quindi diciamo studiatevela molto bene questa parte, perché al di là di tutto si parla poi di quelle che saranno le vostre tasche future, e quindi perché non parlarne. Comitato per la valutazione, da chi è composto? Dal dirigente scolastico, da 3 docenti, trovate tutto al comma 129, questo vi consiglio di fissarlo bene in mente, perché secondo me è una di quelle domande che potrebbero a tutti gli effetti farvi. Articolo 34, cioè scusatemi, articolo 34, perdonatemi, commi 131-132, vi è il famoso, questo importante, limite dei 36 mesi dei contratti a tempo determinato. Sappiate che se vi faranno mai un contratto oltre il 36esimo mese, avrete diritto a essere come dire risarciti in maniera assolutamente piena, perché come sapete vi è l'Italia è stata condannata, ed è proprio per questo che all'epoca ho fatto questa previsione.
fu condannata dalla Corte di Giustizia europea per abuso di precariato nella scuola, i contratti a tempo determinato nella scuola, ok? Ecco perché è stato istituito anche un fondo di 10 milioni per risarcire tutti coloro i quali da più di 36 mesi lavorano con contratti precari nelle scuole. Ancora rapidamente andiamo a chiudere, comandi e distacchi con i 133-135, il famoso Invalsi, come funziona e come non funziona, articolo 144, il portale unico, commi 136-143, scusatemi, vado veramente veloce perché queste sono parti non troppo importanti, school bonus, e insomma, school bonus è tutta una serie di cose, di inerenti appunto detrazioni e non solo, e infine parliamo degli articoli, dei commi 153 e 158, che parla appunto delle scuole innovative, eccetera, e poi chiudiamo con deleghe al governo. Poi sulla base di questa legge il governo ha il potere di emanare dei DM, cioè dei decreti ministeriali di, come dire, settore specifici, che nel rispetto di quanto previsto alla cornice legislativa della 107 del 2015 avrebbero dovuto rendere applicabile tutti gli aspetti della norma in concreto. Volete un esempio di decreti attuativi? Per esempio i DPCM di Conte, no? I DPCM, i tanto vituperati DPCM di Conte, sono a tutti gli effetti i decreti ministeriali che per esempio il ministro dell'istruzione emana per dare applicazione a questa riforma, e il DPCM di Conte non è altro che un decreto dello stesso rango che disciplina nel particolare e nel settore la legge sullo stato di emergenza sanitaria, ok? Quindi non so se è chiaro, ma se non è chiaro proverò a renderlo più semplice la prossima volta. Disposizioni finanziarie, clausola di salvaguardia, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, allora, signori, che dire? Io direi di fare 2 minuti, proprio 2 minuti di domanda, perché stiamo sforando le 2 ore di lezione siete stanchi sicuramente voi. Io ancora no, perché sono un diesel, potrei parlare giornate sane, faccio quell'avvocato, però per non annoiare e non far morire i 70 sopravvissuti, 2 minuti di domande e poi ci salutiamo, vi do le indicazioni per la prossima lezione. Allora, un attimo, mentre voi scrivete le domande, io mi vado a prendere le prossime date. Ok. Allora, allora, e i precari, ci chiede Miriam, i precari, dovrebbe aspettare i precari per potersi formare. Scusate, ma tutte queste slide le troviamo dopo. Germana, ve li mandiamo noi, ve li mandiamo noi, ok? Mandiamo tutto quanto noi. Sull'Invalsi si trovano a volte dei quesiti, assolutamente sì, è il motivo per il quale vi ho messo i commi sull'Invalsi, dovete conoscere l'istituto, anche perché poi è l'istituto che vi valuta, quindi importante. Elena, dove è possibile reperire le slide della lezione scorsa e quella di oggi? Elena, le slide della scorsa volta non so se sono state inviate, chiederò alla WOW University se vi sono state inviate oppure meno, casomai se non dovessero essere state inviate cercheremo di inviarvi anche quelle. Quali commi dobbiamo sicuramente conoscere? Ci chiede Annarita. Difficile dirlo, Annarita, tu segui lo schema che vi ho dato su queste slide, vedrai che la legge è molto lunga. Tu sottolinea gli argomenti che trovi qui, perché sono già abbastanza importanti, però ricordati sempre che
allo studio di una norma, è bene anche, se volete, affiancare dei manuali. Ecco perché cerco di rispondere a Michela, che fa subito la domanda: prof, quale manuale ci consiglia per studiare e esercitarci sulla normativa scolastica? Allora, ci sono tanti manuali buoni, Michela, io non ho un manuale in particolare. Vi consiglio di fare però una di farvi furbi, e cioè acquistate naturalmente un manuale che vi prepari bene, di una casa editrice che sapete essere iper specializzata in questo. Io ti posso dire, facciamolo proprio qua, per esempio, ho preso per non studiare la normativa scolastica, perché è una cosa che conoscevo già abbastanza, ma per esempio prendere le domande, capire quali pezzi di programma erano più inerenti alla vostra come dire, alla vostra situazione, al vostro tipo di prova, eccetera. Io ho preso per esempio i due manuali della Simone, ok? Ho preso la Simone per una questione banale. Uno, perché dovrei, cioè, un pochettino la conosco la casa editrice, quindi so che è iper esperta in queste materie, ma non sono un talebano. Se trovate qualche cosa, per esempio, di altre case editrici, fate. L'importante però è che non andate dai peracottari. I peracottari sono quelli che non hanno idea, si mettono a fare 20 pagine di riassunti e poi ve li vendono. No, affiancate da un lato il manuale, dall'altro lato la legge. Quindi andatevi a sottolineare i commi principali, oggetto di queste slide, e che riguardano gli argomenti che trovate su uno dei manuali in commercio. Ok, andiamo avanti. Allora, Viviana, nelle simulazioni spesso si trovano domande di pedagogia. È prevista questa materia nelle prove preselettive? Allora, le materie previste sono queste: capacità logica, comprensione del testo, conoscenza di lingua inglese e normativa scolastica. La pedagogia è materia successiva, è materia che potrà essere oggetto di test per le successive prove scritte. Poi naturalmente anche lì, se l'avete studiata e vi dovesse capitare una domanda nella preselettiva, anche se non ci dovrebbe essere, rispondete, però gli argomenti sono fissati dal bando. Naturalmente la preselettiva dovrebbe avere, almeno per quello che riguarda il concorso ordinario, 20 domande di logica, 20 domande di comprensione del testo, 10 di normativa scolastica e 10 di lingua. Andiamo avanti. Nuovi messaggi, ma la prossima lezione è l'ultima, potremmo farne altre, ci chiede Ilaria, ora vediamo. Silvia chiede: anni precario secondo la legge precedente potrebbe fare ricorso, come funziona? Non ho capito. No, non è proprio questo. Sara, potremmo avere un'idea dei commi argomenti più importanti ai fini della prova? Certo, non, le slide non sono state inviate, cerchiamo di inviarle. Le slide vengono inviate dove? Sulla nostra email, sì. Posso averle anch'io, quella della volta precedente? Cerchiamo di inviare a tutti quanti le slide, sia la volta precedente sia di questa volta. So che Michael mi starà odiando in questo istante, anzi non mi risponde proprio, come si dice, non mi dà cenno alcuno, ma ti prego Michael, dacci un cenno. Le mandiamo queste slide della prima e della seconda lezione ai nostri docenti? Mi auguro di sì. Comunque non vi preoccupate, mi metto di traverso e cercherò di farvele mandare. Posso averla anch'io? Ho dei manuali Simone, le mie domande escono, il prof le salta sempre. Viviana, perché le salto? Cosa? Dove sono? Viviana, cosa mi chiede Viviana? Perdonami. Nelle simulazioni spesso si trovano domande di pedagogia. Ah sì, ti ho risposto però, Viviana, ti ho risposto.
Io sto usando la parte della normativa di avvertenze generali dell'EDISES. Va bene, sì, va bene, là, non è un problema. Per me va bene. L'importante è, come dire, prendere quel famoso elenco che vi ho fatto vedere alla fine, cioè scusatemi all'inizio, che è l'allegato materialmente al bando. Le norme sono queste. Non è che si cambia o si fa. Se ci sono queste norme spiegate nel manuale EDISES, va benissimo, ok? Anche a me non è arrivato niente, Michela, grazie mille, Miriam, mi fai i complimenti. Ok, ora fate commenti, ok? Lidia, avvocato per tutte le classi, concorso si farà la preselettiva. Dipende dal numero dei partecipanti. Do per scontato però che sarete talmente tanti che si faranno le preselettive. Dove li caricate le slide, ve li manderemo direttamente nel vostro indirizzo email. Germana, vogliono tutti quanti altre lezioni. Le slide si trovano su YouTube, dice Paola. Ok. Stefania forse l'ha già detto, ma sarebbe possibile la prossima volta aprire e chiudere la lezione con un test sugli argomenti affrontati? È quello che ho fatto, tra le altre cose, durante la prima lezione. Non lo sto facendo ora per una questione banale, cioè 2 ore e passa che siamo online e sapevo già che insomma saremmo rimasti in pochi. Edides o Cotruvo, va bene, sì. Caricheremo le... Ah, ecco qua, Wow University ci risponde ufficialmente. Grazie, Michael. Caricheremo le slide della registrazione entro domani mattina sul nostro canale YouTube. E allora, andate sul canale YouTube e trovate tutto. Magari mettiamo il link, se possibile, della pagina YouTube, in maniera tale che tutti quanti, senza dover aspettare nulla, vadano lì e possano vedere tutto. Grazie. Emma, per quanto riguarda il limite ai 36 mesi, il docente dopo 36 mesi diventa ordinario? Credo io no, non l'ho capita. No, purtroppo non diventa ordinario, ma è diritto al risarcimento, ok? Perché oltre i 36 mesi, diciamo, non si possono rinnovare i contratti a tempo determinato. Se lo fa lo Stato, ti deve risarcire, ti deve pagare di più sostanzialmente. Comunque, se avete dei dubbi su questa vicenda qui, mandatemi anche un'email, guardate, ve lo scrivo qui, vi scrivo qui il mio indirizzo email, in maniera tale che possiate anche scrivermi. Se volete, mi scrivete una bella email lì e io vi rispondo, oppure qualora vogliate, per qualsiasi tipo di proprio domanda, eccetera, se volete possiamo anche parlare su Facebook, non è un problema. Vi metto qui la mia pagina, potete tranquillamente scrivermi anche su Facebook. In questi giorni, diciamo, spero di riuscire a rispondervi al massimo. Ok, se avete dubbi sui 36 mesi, su questo genere di cose, un po' da avvocato e meno da docente, scrivetemi un'email o comunque parliamo in chat sulla mia pagina Facebook. Detto questo, per quanto riguarda, ok, arrivano insieme al link della lezione, anche io vado via, grazie, forse l'ha detto, ma sarebbe possibile la prossima volta aprire e chiudere la lezione? Sì? Facciamo altre lezioni. Allora, vi dico una cosa, la prossima lezione sarà il 10 novembre. Vediamo, ragioniamo se farne magari anche un'ulteriore lezione per, come dire, allargare un po', darvi una mano in più. Ok, vediamo un po', parliamo con Wow University e vediamo cosa fare. Grazie prof, il link alla lezione del 27 ottobre, grazie Paola, grazie a tutti. Stefania si sta scavando la fossa, mi auguro di no, Stefania, mi auguro di non avere scavata la fossa. Grazie, alla prossima, grazie a tutti. Va bene, allora, signori, è stato un grandissimo piacere stare con voi anche questo pomeriggio. Ci rivediamo il 10 novembre,
Torneremo a parlare brevemente della 107, vediamo di parlare anche un pochettino, di fare magari un excursus di quelle che sono state le riforme prima della 107 in maniera tale da fissare gli argomenti principali. Facciamo questa volta due simulazioni di domande in modo tale da poter come dire, provare sulla nostra pelle l'ebbrezza di sedersi quel giorno lì e diciamo giocarsi tutto in un paio di minuti con un test a risposta multipla. Va bene, grazie a tutti, vi auguro una buona serata, studiate e leggetevi naturalmente le schede e andate sul sito di Wow University, perché vi consiglio veramente di seguirvi non solo il mio webinar, ma anche tutti gli altri webinar gratuiti, importantissimi, di logica inglese, ma anche vi spiegheranno come fare le mappe concettuali, le mappe mentali e rispondere al meglio a dei quesiti. Ok? Grazie a tutti, a presto e buona serata. Ciao!